Stavo circumnavigando la Corsica in solitaria con il mio gatto Gingio. Quella lì è la mia barca, la vedete? Una mia amica, Linda Collini, con cui girava 100 vetrine, aveva aperto un canale YouTube, Riso Caffè. Vi lascio il link in descrizione. E mi aveva chiesto dei pensieri, diciamo, dei ragionamenti ad alta voce su alcuni argomenti. Così, mentre navigavo fra le acque corse, ho girato quel che segue. Buona visione. Sono in una baghetta della Corsica, nel nord della Corsica, San Florent. Tutta sola, con la mia barca e il mio gatto, ovviamente. Io detesto la solitudine. L'ho anche scritto nel mio libro e in fondo forse la prima volta che ho deciso di partire da sola è proprio per questo motivo, perché il mare è tutto diverso. La solitudine prende un aspetto differente. Essendo io terrorizzata dalla solitudine, ho pensato che vederla dal punto di vista del mare, perché tutto cambia quando guardi una cosa dal mare, la terraferma per esempio, che è la normalità per noi, è completamente diversa, è riconoscibile. Ah, c'è anche Gingioc! Ciao Gingioc! Perché sì, è vero che sono con un gatto, però che è stato molto importante in molti momenti, magari un po' di tristezza, così, ma però comunque sia non è che ti dice che cosa fare se hai un problema. E io sono sempre stata una che non sapeva decidere in maniera definitiva una cosa perché potrebbe essere sbagliata, no? Poi tutti noi tendiamo alla perfezione, nel senso che vogliamo essere perfetti, fare le cose giuste, eccetera. E ho scoperto in barca che è un grave errore, non bisogna assolutamente, perché questo ci blocca, non ci fa provare nulla. Invece essere da soli ti dà la possibilità di provare le cose perché non hai altra scelta, cioè o le fai tu o non le fai nessuno per conto tuo, e sbagli perché non è che nasci imparato, no? E quindi sbagli per forza, però è proprio nell'errore che diventi forte, perché capisci che anche se sbagli non succede niente, insomma, non succede niente di male, e soltanto sbagliando troverai la forza per fare le cose che altrimenti non faresti mai. Forse si capisce che non è poi così terribile stare da soli quando capisci veramente che se anche sbagli non succede niente, che anche se sbagli puoi provare un'altra volta. Certo, non stiamo parlando di sbagli madornali, ma quelli sono così rari, non dobbiamo farci bloccare da queste cose qui. E anche la lentezza, almeno da parte mia, è che quando faccio una cosa, prima di capire come funziona, magari come passa una cima, un cordino, no? Delle cose che per me sono sempre state un po' difficili, perché sono dislessica, discalculica, che più ne metta, quindi sono molto lenta. E vedere le altre persone che magari mi guardano e immagino che pensino, ecco, passa un'altra barchetta, e immagino pensino, facciamo anche vedere Gingio, giusto? Ne arrivano, stanno andando tutti via. Gingioc. Quindi sono lenta e quando c'è qualcuno che mi guarda, che mi osserva, dico, oddio, adesso penserà che sono lenta e che quindi non sto capendo, che invece quando sei solo non c'è nessuno che sta lì a giudicarti, anche il tuo super io smette di giudicarti, perché sei troppo indaffarato, sono tutti concentrati nel risolvere il problema, l'io, l'esse, il super io, tutti insieme, appassionatamente, nessuno ti giudica più, quindi credo che sia molto molto importante imparare a stare da soli per questo motivo, però non è facile, però bisogna provarci. Dunque, sono dentro la mia barca e sono in una rada, una baia riparata, perché fuori c'è un po' di vento, un po' di onda. Questa qui è una baietta riparata. Spesso mi dicono che sono coraggiosa per fare questo che faccio, però allora, chi è coraggioso ha paura? Non lo so, perché io ho paura del mare, ma secondo me soltanto uno sciocco non avrebbe paura del mare. O chi pensa di essere Superman, Superwoman, non lo so. A me il mare mi fa paura la profondità, per esempio. Quando adesso questa rada qui è bellissima, si vede il fondo, così. Ma se non vedo il fondo, per esempio, io non butto, assolutamente.
mi fa impressione, cioè sì che legge uguale, certo, è ovvio, non ho paura di annegare, non ho paura che venga fuori un pesce cane, è una paura ancestrale come la paura del buio, se non vedo che cosa c'è, ho paura. Però stando su una barca è come stare sulla terra e anch'io ho paura del centro della terra, del mondo, di una caverna profondissima, però sei sulla terra, non pensi di sprofondare, io sono sulla barca, non penso di sprofondare, perché la barca galleggia e l'unica cosa che la fa affondare è la terra. Quindi in realtà, certo, non è un concetto così, bisogna un po' abituarci pian pianino, però bisogna un po' autoconvincersi, come quando devo fare uno spettacolo, no? Faccio finta di niente, di non aver paura, in realtà sono terrorizzata, ma se mi comincio ad autoalimentarmi, poi diventa un problema. E così la stessa cosa per la barca. Quando devo partire, quando devo lasciare un porto, sono agitatissima, c'ho una strizza pazzesca. Non so bene di cosa, perché controllo bene molto la meteo, però ho paura perché il mare è enorme, sconfinato, è la parte del mondo più grande, non c'è niente di più grande più del mare, a parte l'universo. E quindi certo che ho paura. Ma la paura ci salva anche, no? Se non avessimo paura, probabilmente saremmo tutti morti. E poi lo saremo comunque, però insomma, ecco, non ci addentriamo troppo. Comunque poi sì, ti fa fare anche un po' dei discorsi un po' strani, fare dei lunghi viaggi da solo in barca. Però ti fa entrare dentro una parte del tuo cervello che spesso non esplori. Perché uno pensa a queste cose qui magari quando si annoia, ma non abbiamo più la possibilità di annoiarci con questi smartphone, il computer, se sei in coda, se sei dal medico che devi aspettare, boh, accendi il cellulare e ti fai un giochetto, no? Se sei in metropolitana. Invece qui ti porta a fare dei pensieri che vanno un po' oltre la superficie del mare. È la superficie dell'anima. Io forse dovrei imparare a stare un po' più in superficie, a dire la verità, perché ho un po' troppa facilità ad addentrarmi. E la barca mi aiuta a galleggiare, ecco, in tutti i sensi. A voi piace quando la gente vi dà consigli? A me i consigli piacciono, però dipende chi me li dà. Ci sono due tipi di consigli che detesto. Il primo è il consiglio giusto. Il consiglio giusto dato un attimo prima che tu faccia esattamente quella cosa lì. E mi capita un sacco di volte, essendo lenta, come già ho detto in un video precedente. Mi capita di stare lì a pensare, di meditare su una cosa e c'è subito quello lì che guarda e dice: Ah, sarebbe meglio se tu, e tu stavi proprio pensando di fare quella roba lì. Allora, per stupido orgoglio, spesso uno dice: Cazzo, io non voglio fare come mi ha detto lui, no? Perché. E allora fai una cazzata. non sempre, a volte si riesce a combattere l'orgoglio. A volte no. E poi c'è l'altro consiglio che detesto, che è il consiglio dato da una persona che non conosco, che non so, di cui non mi posso fidare. E generalmente sono proprio quelli che ti dicono fidati! E tu non li conosci, è come se un signore passasse e ti dicesse mangia la mia caramellina che è tanto buona, fidati! Ecco, e si stupiscono se poi non ti ascolti. Generalmente io accetto consigli da persone che conosco, come le caramelle. Dunque, mi è successo nei giorni precedenti di fermarmi in qualche caletta, no? Qui nel sud della Corsica, e di non avere connessione, di non averla proprio, non soltanto internet, di non avere nessun servizio neanche per le telefonate. È stata una sensazione stranissima e quindi ci ho fatto dei ragionamenti su, no? Di quanto, beh, anche ovvi, di quanto siamo succubi, dipendenti da questa connessione Facebook, internet, guardare anche soltanto la meteo. E io ho pensato che è al contempo meraviglioso e terribile. Credo che sia troppo semplice parlarne soltanto male
E ci sono anche delle cose positive, credo, anzi, senz'altro, è una grande possibilità. Però ho avuto come la sensazione di, come se mi mancasse un appiglio, come se stessi annegando e cercassi, esagero, ovviamente, e cercassi un modo per tenermi e non ci fosse nessun appiglio. Però poi ti dà come la sensazione di, oddio, annego. Invece no, poi ti accorgi che non anneghi e si ritrova un po' come era una volta, che poi non era neanche tanto tempo fa e che si sta benissimo, c'è proprio bisogno di disintossicarsi. Però in realtà è anche uno strumento che ti dà delle possibilità incredibili e allora c'è questo dualismo, questa dicotomia che, cioè, oddio, è bene, è male. Allora ho pensato che è un po' come i nostri pregi, i nostri difetti. I nostri difetti possono anche diventare dei pregi, i nostri pregi possono anche diventare dei difetti. Cazzo, quando si viaggia da soli però si fanno troppe lugubrazioni mentali, eh? E così, e quindi io credo che ci vorrà comunque molto tempo, perché io mi rendo conto io stessa, non soltanto, non è che sto a giudicare gli altri, sì, un po' è inevitabile, ma... si è un po' dipendenti perché nel momento in cui non hai la connessione dici oddio come farò, come vivrò, poi si sta benissimo, però cacchio ti senti fuori dal mondo, ma non è vero e poi quando torni ad averla, ad esempio questa cosa qui, no? Io non potrei farla, non potrei raccontarla a nessuno, rimarrebbe solo nella mia testa. Credo che ci vorrà molto tempo per riuscire ad avere un rapporto normale con questa nuova dimensione, che è la connessione. E vabbè. E niente, tutto qua, sono elucubrazioni mentali, che però credo che sia utile fare, siano utili fare questi, che sia, che, che sia utile fare tutti questi pensieri qua, perché non si cade poi vittime di ah no, tutto male, ah, oppure no, tutto fantastico, essere disconnessi, ah, bisogna tornare. No, non è vero, non bisogna tornare, bisogna modificare, bisogna modificare. Non è facile. Ci proveremo, forse le generazioni future. Dunque, sto navigando, quindi se guardo in alto è perché guardo il Windex. Io ho avuto una grande fortuna di essere stata educata come essere umano, vabbè, non come femmina o come maschio, no? Cioè, spesso io sento anche gli amici, eccetera, questo è un gioco da maschio, questo è un gioco da femmina, oppure cose da maschio, cose da femmina, e questo influisce sulla mentalità dei bambini, inevitabilmente. Io credo che senz'altro ci sono delle caratteristiche più femminili, più maschili, il testosterone per esempio, ce l'hanno qui i maschi, ma credo che si tratti più di persone che di sessualità. Quindi quando mi dicono tu sei una donna con le palle, vabbè, a parte che io rispondo no, mi bastano le tette. E questo insomma lascia sempre un po' stranite le persone, c'è chi ride, c'è chi non riesce a capire cosa intendo dire. Quello che intendo dire è che navigare da soli, eccetera, sì, è vero, non ci sono tante donne che lo fanno, ma credo che sia una questione culturale. Perché non credo che bisogna avere le palle per navigare, né per usare un cacciavite, né così. Credo che sia la cultura che influenzi molto. Certo, ci vorrà tantissimo tempo perché non è obbligatorio, nel senso, io non è che perdo la mia femminilità se uso un cacciavite o se navigo da sola, ecco. Non è che voglio fare le cose da maschi, no, voglio fare le cose che piacciono a me, indifferentemente se sono da femmina o da maschi, come si dice. Sì, non sono molto concentrata sulla navigazione.